come pronunciato, siamo in compagnia di un ospite. Vi dicevo, rappresenta la principale in realtà azienda, soprattutto sotto l'aspetto industriale, in Valle d'Aosta. Stiamo parlando della Cogna, cioè Speciali. Siamo in compagnia di Pier Maria Minuzzo, che è responsabile della direzione risorse umane proprio alla Cogna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, correggimi se sbaglio, ci diamo del tu se ti va, Pier Maria. Assolutamente sì. La Cogna, che ha oltre 1000 dipendenti solo ad Aosta, solo nello stabilimento di Aosta, e secondo i dati che ho trovato ha sfiorato il 500 milioni di fatturato nel 2017, quindi questo per dare qualche numero, corretto? È tutto corretto. Tutto corretto. Siamo qua per parlare, chiaramente approfittiamo per parlare anche di Cogna, ma soprattutto per segnalare un'iniziativa di cui forse avrete già sentito parlare, che è il Job Day, che si svolgerà a breve, insomma nelle prossime settimane. Io partirei però più, diciamo, alla lontana su questo, no? Vi dicevo appunto, vogliamo parlare anche un po' di Cogna, perché insomma magari non tutti hanno un'idea chiara di cosa si fa adesso, attualmente, nel 2019 dentro la Cogna. Uno magari si immagina l'industria ancora ferma diversi decenni fa, ci sono state diverse rivoluzioni nel corso degli anni e oggi chiaramente anche il lavoro all'interno di una fabbrica come questa, di un'azienda siderurgica come questa, è cambiato profondamente. Cosa ci si deve aspettare entrando alla Cogna? Entrando alla Cogna ci si deve aspettare di entrare in un'azienda di industria di base sicuramente, ma è un'industria di base evoluta, perché i mercati stanno cambiando, chiedono prodotti sempre più specifici, ad alta tecnologia, e quindi molto difficili da preparare, da produrre, e per questo c'è bisogno di professionalità diverse rispetto a quelle di un tempo. Quindi insomma qualifiche che sono chiaramente cambiate, che immagino siano maggiori nel corso degli anni, si è alzato il livello da questo punto di vista. Il livello delle persone che dobbiamo inserire in azienda è cambiato, si è alzato il livello di base, di conoscenze di base, tanto più che non basta più avere la licenza media, ma è richiesto un diploma, semplicemente perché l'industria sta evolvendo verso le nuove tecnologie, quindi quella famosa industria 4.0 che, certo, in qualche maniera sta è arrivata anche in Italia, per fortuna, perché in Germania ormai c'è da 5 anni, e sta introducendo le tecnologie anche nell'industria, nella fabbrica, per cui lavorare in fabbrica non significa più fare solo un lavoro manuale, ma significa anche avere a che fare con qualcosa di tecnologico. Ecco, chiariamolo per chi non lo sapesse: siamo di fronte praticamente alla quarta rivoluzione industriale, cioè siamo veramente a un passaggio ulteriore in cui vengono inseriti i sistemi cibernetici all'interno proprio dei cicli produttivi e del lavoro di tutte le industrie, compresa chiaramente la Cogna. Mi raccontavi anche fuori onda, Pier Maria, di come è cambiato negli anni il mercato a cui si rivolge la Cogna, no? A livello di esportazione, eccetera. È cambiato il mercato e quindi sono cambiati anche i settori di riferimento. Un dato, quello che ti raccontavo prima, prima della privatizzazione la Cogna esportava in Italia l'80%, quindi la produzione era domestica, come si dice. Sì. Adesso le percentuali si sono invertite, il 25% è destinato al mercato italiano, tutto il resto è destinato al mercato del mondo, per cui la Cogna non è più un'industria solo italiana, direi che è un'industria internazionale. Ok, insomma su questo sono dati molto importanti. Quali sono i paesi dove, se si può dire, insomma, dove va più forte in questo momento, ecco, dove siete più forti a livello di mercato? Abbiamo sicuramente l'Europa come punto di riferimento, poi c'è il mercato asiatico e in espansione c'è il mercato dell'America, soprattutto con gli Stati Uniti, malgrado i dazi di Trump. Ecco, nonostante questo, insomma, si riesce ad avere ancora un dialogo così a livello di esportazione positivo, proficuo. Ah, sì, per fortuna si continua a produrre, l'industria sta andando avanti, poi l'industria di base è quella che manda avanti il mondo, certo, per cui. Certo, no, esatto. Infatti stavo proprio per chiederti così, ma sei preoccupato tu da manager del settore da questa tendenza che c'è un po' al ritorno al protezionismo? Cioè è una cosa che ti spaventa oppure è una fase con cui fate i conti serenamente, come uno dei tanti corsi e ricorsi storici? Sicuramente non può spaventare, ma come la crisi del 2008-2009 bisogna capire bene quali sono le dinamiche e le cause che la stanno provocando, sì, e cercare di muoversi all'interno di quelle cause per capire quali sono le opportunità che può dare, perché un mercato protezionistico vale nelle due direzioni: da una parte tu non puoi esportare verso un mercato, ma dall'altra parte quel mercato non invade la tua area, quindi magari possono crescere le produzioni interne e diminuire quelle esterne, quindi bisogna ben capire come si muoverà questa dinamica. Sì, è vero, ogni dato insomma
è relativo, dipende dalla prospettiva con cui lo si guarda. Pensavo ad esempio al dato che è arrivato in questi giorni sul PIL, sulla crescita del PIL cinese, no? Si è parlato tanto di una specie di arresto che fa strano dal nostro punto di vista, che siamo fermi allo 0, di crescita al 6,6 mi pare sia la Cina, insomma, comunque una percentuale molto alta. E leggevo che in realtà questo potrebbe paradossalmente essere un'opportunità per molti paesi come l'Italia. Voi anche con questo state facendo i conti, cioè ormai siete un'azienda talmente proiettata nel mondo che anche il dato sul PIL cinese vi interessa, immagino, ad esempio. Interessa tutto quello che è il mercato internazionale, tanto per la Cina sicuramente, ma tanto per fare un esempio, quando Trump ha twittato che avrebbe messo i dazi, il giorno dopo abbiamo avuto delle ripercussioni sugli ordini. Quindi questo fa capire come non è tutto governato dalle nostre scelte, ma è un governo che dipende, è un governo produttivo, quindi sono strategie industriali che dipendono anche da scelte politiche che vengono fatte al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Europa. Va bene, e tra poco andiamo a parlare anche di Job Day. Ancora qualche dettaglio, insomma, sulla Cogne, sulle date delle prove di selezione di questo Job Day. Non abbiamo ancora detto di cosa si tratta, ma insomma molti che seguono l'attualità e che seguono così anche i giornali, sia online che cartacei, sicuramente avranno già sentito. Ma in ogni caso tra poco lo rispieghiamo, così togliamo ogni dubbio. Intanto 30 secondi di spot e poi ancora qui con Pier Maria Minuzzo della Cogne Acciai Speciali. Per domande, dubbi, informazioni, 349-722-5831 via SMS e via WhatsApp. Siamo in compagnia di Pier Maria Minuzzo, che è responsabile della direzione risorse umane della Cogne Acciai Speciali. Stiamo per parlare di Job Day, però mi sono molto incuriosito sul lavoro che si svolge all'interno della Cogne e sulle implicazioni, che sono chiaramente cambiate, che lavorare alla Cogne comporta. Ad esempio mi parlavi fuori onda di questa pratica, di cui ammetto non ero assolutamente a conoscenza, che è l'audit. Che cos'è questo audit? Insomma, di cosa si tratta? Perché credo sia molto importante da un punto di vista, se vogliamo anche così esemplificativo, per far capire le competenze che ci vanno per lavorare in un'industria come la Cogne. Sì, gli audit sono delle verifiche che possono essere compiute o dai clienti o da degli enti che devono rilasciare delle certificazioni, e che una volta interessavano esclusivamente chi lavorava in qualità, quindi erano certificazioni di qualità e quindi verifiche sulla garanzia di qualità che poteva dare un'azienda, e quindi la Cogne Speciali, su un prodotto. Adesso queste stesse verifiche non vengono fatte solo sulla qualità, ma vengono fatte in maniera organica a tutto lo stabilimento, quindi a tutte le persone che lavorano presso la Cogne Speciali. Quindi questo è il motivo per cui ci vanno competenze senza se e senza ma in tutti i dipendenti, perché poi ne va anche della credibilità dell'azienda e degli affari anche dell'azienda, se vogliamo, perché da questo poi dipendono, no? Esatto, perché l'audit è una certificazione. Quando hai una certificazione in mano puoi vendere in alcuni mercati o acquisire certi clienti, e quindi è importante superare questi audit ed essere sottoposto a questi audit. È un po' come se in casa ci trovassimo qualcuno che arriva al papà o alla mamma e ti dice: adesso andiamo in camera tua e vediamo se è tutto in ordine. Certo, okay, perfetto, una verifica proprio. Invece c'era un ascoltatore che ci faceva questa domanda, che non so se ho ben capito. Dice: qual è il prodotto di nicchia della Cogne? Non so cosa intenda, nel senso che si sa cosa produce, no? Immagino. Allora, la Cogne produce barre e vergelle, che sono matasse di filo, e i mercati che interessano la Cogne e che stiamo esplorando sono quelli dell'automotive, quindi della mobilità. Una volta facevamo solo barre che venivano trasformate in valvole da inserire nei motori a scoppio. Adesso la componentistica auto ha un utilizzo più spinto dell'acciaio inossidabile, perché le prestazioni, i livelli di sicurezza richiesti alle auto sono più alti, sì. Per cui per rispondere alla domanda, i settori nei quali ci stiamo muovendo e che sono di nicchia, che sono quelli dell'automobile, quindi la mobilità, e quelli dell'aerospaziale. Okay. Insomma, sì, questi sono due settori interessanti. Senti, a questo punto arriviamo al Job Day, però spieghiamo magari in due parole di cosa si tratta, per chi non lo sapesse. Sì, il Job Day è la quarta edizione quest'anno abbiamo deciso di istituire. La prima si è svolta a marzo del 2017, sì. È praticamente un percorso di selezione concentrato. Abbiamo aperto le iscrizioni al Job Day prima di Natale, si sono chiuse il 15 gennaio per la prima sessione. Domani avremo la somministrazione dei primi test per le persone che hanno presentato le candidature, che sono risultate interessanti, che rispondenti a quelle che sono un po' le figure, le posizioni aperte.
però non finisce domani. Le candidature sono ancora aperte, rimangono aperte fino al 3 febbraio per un'ulteriore sessione di test che si svolgerà il 15 febbraio. Ok, e tra poco diamo anche qualche coordinata per così far capire a chi ci ascolta, chi fosse interessato, come si fa a candidarsi, quali sono i requisiti richiesti. In diretta alla giostra con noi c'è Pier Maria Minuzzo, responsabile della direzione risorse umane della Cogne Acciai Speciali. Stiamo parlando adesso del Job Day, che è questo processo, insomma, di selezione che c'è da diversi anni, dal 2017. Quest'anno torna, abbiamo detto che domani e dopodomani, se non sbaglio, correggimi poi Pier Maria se qualcosa sbaglio, ci saranno le prime prove di selezione, la prima sessione se vogliamo, dopodiché ci sarà un ulteriore scaglione di queste prove il 15 di febbraio, giusto? È corretto, sì. Okay. Domani avremo il primo gruppo, la prima sessione di test. Chi partecipa a questo test? Ecco. Sono i candidati che abbiamo selezionato dalle circa 400 iscrizioni che sono pervenute al nostro sito. La selezione è stata fatta su queste 400 domande, il 25% di queste arrivava da fuori valle, due terzi per il nord e un terzo per il sud, quindi questo dato è abbastanza importante perché significa che la Cogne è anche attraente al di fuori dei confini regionali. Sì, esatto. Senti, di queste 400 domande, insomma, quanti sono poi i posti che sono disponibili, che sono appunto così in palio, tra virgolette, dopo, anche se è un'espressione sbagliata, mi rendo conto, in questo processo di selezione? Allora, le posizioni aperte in questo momento sono circa 25, sono 8 operatori da inserire in manutenzione, 12 operatori da inserire in produzione, 5 operatori da inserire in qualità, con profili diversi che vanno dall'operatore al tecnico. Tieni conto che da inizio anno, in aggiunta a queste posizioni, abbiamo già inserito 19 persone, per cui direi che se questo dice quanto sta in salute un'azienda, sì, diciamo che le cose stanno andando abbastanza bene. Su questo nulla questio, diciamo. Invece come si fa a candidare poi concretamente? Cioè, si può mandare la richiesta online? Bisogna inviare una mail o qualcosa? Come funziona? Funziona semplicemente collegandosi al sito della Cogne, www.cogne.com/jobday2019, oppure se uno si dimentica questa parola job day può trovare comunque il link nella home page dell'azienda. Lì si deve compilare una scheda, si deve inserire il proprio curriculum e si deve dire per quali aree o per quali posizioni si è interessati. Ci sono una serie di profili che cercate in base alle competenze, no? So che sono diversi e sono divisi anche un po' a scaglioni in base al livello di qualifica che si ha a disposizione. Leggo che anche ad esempio i laureati sono una sezione, una categoria tra quelle che voi ricercate. Sì, cerchiamo laureati in materie scientifiche in questo caso, perché abbiamo bisogno di tecnici per l'area qualità e poi abbiamo anche bisogno di programmatori per il nostro gestionale SAP. Ok, abbiamo più o meno raccontato tutto su come si fa a partecipare, le qualifiche eccetera. Abbiamo detto domani c'è la prima sessione di queste prove di selezione, ma poi concretamente domani, no, cosa succede? Cioè, chi è lì? Cosa si deve aspettare? Ecco, insomma. Allora, chi arriva in Cogne domani, che è stato convocato, avrà di fronte a sé un questionario, un test. Ci sono una trentina di domande a cui rispondere in 40 minuti. È molto semplice, sono domande logico-attitudinali, quindi comprensione di testi, domande logiche, domande matematiche, e in qualche maniera alla fine del test bisogna raggiungere un punteggio, tenendo conto che per ogni risposta esatta il punteggio vale 1, per ogni risposta non data il punteggio vale 0 e per ogni risposta sbagliata il punteggio vale meno 1. Meno 1, certo, quindi non c'è la possibilità di tirare a caso e vediamo un po' come vanno. Certo, questo è un sistema sempre più utilizzato, quindi colloquio diciamo logico attitudinale, dopodiché ci saranno altre prove diverse. Sì, superato il test, chi supera il test dovrà inizierà un percorso di selezione, diciamo, più fisico, meno descrittivo, perché ci sarà prima il colloquio motivazionale. Superato il colloquio motivazionale ci sarà un colloquio tecnico, quindi con responsabile dell'area a cui è destinato il candidato, e infine un colloquio finale per capire se riusciamo a trovare una quadra su quello che può essere la formula del contratto che andiamo a stipulare. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto in compagnia di Pier Maria Minuzzo della Cogne Acciai Speciali. Tra pochissimo, per altre domande 349 722 5831, arriva qualche spunto da parte degli ascoltatori, lo vediamo tra poco. Top Italia Radio.
Siamo in compagnia di Pier Maria Minuzzo della Cogna Cioè Speciali. Parliamo di Job Day, parliamo di Cogna in senso anche più generale. E a questo proposito arrivano diversi messaggi che ti vorrei leggere da parte degli ascoltatori, Pier Maria. Ad esempio c'era Didier che banalmente chiedeva informazioni sull'inquinamento, sui dati ambientali che ci sono. Possiamo dare qualche informazione su questo piano a livello appunto di dati, rilevazioni, investimenti futuri? Sì, sicuramente. Allora, i dati sono positivi. Noi abbiamo pubblicato sul sito anche il bilancio di sostenibilità, per cui ci sono anche riferimenti non solo all'impatto ambientale ma anche alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quindi tutte le iniziative intraprese nel 2017 per questo tipo di attività. Per quello che riguarda il presente e il futuro, l'azienda continua a investire in ambiente. Sono più di 7 milioni gli euro investiti in queste attività nel corso degli anni, degli ultimi anni, e per il 2019 sono previsti interventi significativi sull'acciaieria per migliorare ulteriormente non solo le condizioni di lavoro ma anche l'impatto dell'azienda sulla città di Aosta. Poi invece c'era un messaggio da parte di Claudia che diceva: buongiorno, quello che ho sentito mi piace, almeno un'industria che funzioni in valle. Quello che non mi piace è chiamare l'iniziativa Job Day. L'italiano è una gran bella lingua, capisco che siate internazionali ma offrite lavoro in Italia. Possiamo rispondere anche a questa simpatica provocazione che ci arriva? È un'ottima provocazione, sono d'accordo con lei, cercheremo un altro nome per il futuro. Siete aperti a suggerimenti. Invece c'era Robby The Voice che qua manda un messaggio un po' più, diciamo, polemico tra virgolette. Dice: adesso mi spiego perché la gente va a lavorare all'estero. Per lavorare come manutentore in acciaieria bisogna essere degli scienziati, perché abbiamo detto che ci vanno tante qualifiche eccetera. Possiamo magari chiarire anche questo aspetto, insomma, dell'importanza che c'è ovunque, penso, non solo alla Cogna, sotto questo piano. Credo che chi decide di fare manutentore all'estero dovrà essere ancora più qualificato di chi decide di lavorare come manutentore in Italia, quindi credo che il livello di conoscenze e competenze sia ancora più alto, tenendo conto per esempio che la Germania ha percorsi formativi per manutentori di tipo quasi universitario per il post diploma. Tolto questo, devo dire che non ci si può più fermare per esempio per i manutentori meccanici alla semplice operazione meccanica su un motore. Bisogna saper leggere un PLC, bisogna saper fare una diagnostica. Quando guidiamo la macchina sappiamo che chi comanda è la centralina elettronica, certo. Non è di sicuro solo il motore. Senti, qualche un'informazione che ti chiedo io così in maniera attaccandomi un po' all'attualità, visto che ne abbiamo parlato fuori onda, no? Adesso in molti stanno paventando così il terrore di questo diciamo reddito di cittadinanza e anche chiaramente di quota 100 di cui abbiamo parlato in parte fuori onda. Molti stanno dicendo, soprattutto quelli contrari al provvedimento che ancora non è partito, ancora non è chiaro, che potrebbe avere delle ripercussioni negative sulla voglia, diciamo, di lavorare di larghe fette della popolazione. Voi, insomma, vi siete posti il problema, siete preoccupati, posto appunto che ancora non si sa esattamente di cosa si stia parlando, però abbiamo letto diverse interviste da parte di imprenditori che dicevano: ora i miei dipendenti si licenziano perché vogliono il reddito di cittadinanza. Io ci credo poco, francamente, a questa logica. Non so voi come la vediate. Allora, bisogna capire bene i decreti attuativi cosa dicono. Aver paura del reddito di cittadinanza ci può stare, ma secondo me bisogna capire anche questo aspetto, che chi vuole e ha diritto al diritto di cittadinanza probabilmente si trova in condizioni di difficoltà. Probabilmente su queste persone bisogna anche cercare di costruire dei percorsi formativi che ricollichino queste persone verso le nuove logiche del mercato anche industriale, con quello che dicevamo prima, quindi con le nuove tecnologie. Diversamente, se qualcuno non ha voglia di lavorare e riesce ad avere il reddito di cittadinanza, forse è meglio per noi, che così non abbiamo sul mercato in azienda qualcuno che non ha voglia di produrre. Perfetto, e diciamo che questo era già chiaro da tutti i vari, diciamo, livelli di test che fate, che insomma questo è un aspetto fondamentale per voi. Senti, invece, ponendoci dall'altro lato per una volta, non da chi fa i colloqui, chi farà i test, ma da chi appunto ci arriverà da valutato, quali sono gli aspetti che valutate di più voi? Possiamo dare qualche suggerimento anche per scrivere un curriculum, per raccontarsi e per proporsi all'azienda? Cos'è che vi interessa? Innanzitutto il curriculum deve essere scritto in italiano corretto. Cercate piuttosto di farvi aiutare, ma di presentare un curriculum corretto e che non sia contraddittorio, che non presenti dei buchi tra una data e l'altra, o se ci sono puoi spiegarli in sede di colloquio. Non raccontare bugie, raccontare la verità, descriversi, mettere in valore le proprie capacità e le proprie competenze, non solo quelle lavorative ma anche quelle trasversali, quindi le attitudini a fare qualcosa, a sopportare lo stress, a essere socievole, a raccontarsi, a essere curioso. Questi sono aspetti che sicuramente devono emergere in un CV. Va bene, e allora direi che abbiamo abbastanza esaurito tutti i dati che dovevamo dare. Ricordiamo ancora il Job Day e il tempo per le candidature fino al 3 febbraio, le prime prove di selezione sono domani e dopodomani, e poi ce ne sarà una
seconda sessione il 15 di febbraio. Grazie, grazie mille a Pier Maria Minuzzo, responsabile della direzione risorse umane proprio alla Cogna Acciai Speciali, e in bocca al lupo per questi colloqui e queste selezioni. Grazie, saluti agli ascoltatori.